Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più un deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Come vorrei far volare il mio cuore verso te, Maria. Con un canto che sale e che va fino al cielo tuo. Per contemplare il tuo amore che disseta l'anima che si affida a te. Vergine potente tu sei. Difendici dal male tu, rifugio sarai per ogni figlio che ti chiede aiuto. Tu non lo lascerai mai, voglio vivere con te, madre. Che mi rialzi, a te che mi riprendi, a te che mi sorprendi e mi riempi d'amore, e al tuo sorriso che rischiara le mie notti, e un battito di vita mi dà. Dal Libro di Cielo, volume 16. 24 febbraio, 24 marzo e 16 giugno del 1924. 24 febbraio. Figlia mia, tutta la legge e i beni della redenzione furono scritti da me e deposti nel cuore della mia cara mamma. Era giusto che, siccome fu lei la prima che visse nel mio volere e perciò mi attirò dal cielo e mi concepì nel suo seno, che conoscesse tutte le leggi e fosse depositaria di tutti i beni della redenzione. E non aggiunsi una virgola in più quando, uscendo fuori alla vita pubblica, la manifestai alle genti, agli apostoli e agli e gli stessi apostoli e tutta la Chiesa nulla hanno aggiunto di più di quello che dissi e feci io quando stetti sulla terra. Nessun altro Vangelo ha fatto e nessun altro sacramento in più ha istituito. Si gira sempre attorno a tutto ciò che io feci e dissi. Chi è chiamato per primo è necessario che riceva il fondo di tutto quel bene che voglio fare a tutte le umane generazioni. 24 marzo. Anche la mia mamma conteneva per vita il mio volere. Eppure il mondo faceva il suo corso nel male. Nulla si vide cambiato, nessun miracolo esterno si vide in esso. Eppure ciò che non fece nel basso mondo lo fece nel cielo col suo creatore.
Col suo vivere continuo nel volere divino, fece posto in sé per attirare il Verbo sulla terra. Cambiò le sorti dell'umano genere, fece il più grande dei miracoli, che nessun altro ha fatto e che mai potrà fare. Fu un miracolo unico trasportare il cielo in terra. Chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno. Eppure chi ne sapeva nulla di ciò che faceva la mia mamma, di ciò che faceva con l'Eterno per ottenere il gran portento della discesa del Verbo in mezzo alle creature. Si seppe solo che fu lei la causa, da alcuni nel mio concepimento, da molti quando mi videro spirare sulla croce. 6 giugno. Non racchiusi forse tutto il mio essere nel seno della mia celeste mamma? Forse mi chiusi in parte ed in parte rimasi nel cielo? Certo che no. E col racchiudermi nel suo seno, non fu lei la prima che prese parte a tutti gli atti del suo creatore e a tutte le pene, immedesimandosi con me per fare che nulla omettesse di ciò che io operai? Non fu lei il mio punto di partenza da dove uscii per darmi alle altre creature? Se ciò feci, ciò feci con la mia inseparabile mamma per scendere all'uomo e compiere la mia redenzione, non posso farlo con un'altra creatura, dandole grazie e capacità di racchiudere, con la mia di racchiudere la mia volontà, facendole parte di tutti gli atti che contiene, per formare la sua vita e uscire come da una seconda madre, per venire in mezzo alle creature per farmi conoscere e compiere il fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Ma oh, quanto costò alla mia regina madre essere il punto di partenza della mia comparsa sulla terra. Così costerà a te il punto di partenza della mia volontà per fare la sua comparsa in mezzo alle creature. Chi tutto deve dare, tutto deve racchiudere. Non si può dare se non ciò che si ha. Allora, questi scritti che stiamo meditando oggi cadono nella splendida memoria di Maria Madre della Chiesa, resa da poco memoria obbligatoria da parte del Santo Padre Papa Francesco e già da celebrare nel corso dell'anno liturgico che stiamo vivendo, il lunedì dopo la Pentecoste. E se si legge l'ufficio della lettura di questa mattina, in particolare lo splendido passo di Paolo VI, l'allocuzione alla fine della terza sessione del Concilio Vaticano II, appunto su Maria Madre della Chiesa, si scorgono alcuni punti, passaggi fondamentali, no? Cioè che la Madonna fu la perfetta, ecco, imitatrice di Cristo, perché posseditrice di tutte le virtù e di tutte le beatitudini, quindi tutto quello che Gesù avrebbe vissuto e insegnato, la Madonna lo visse in maniera assolutamente e straordinariamente perfetta, prima e più di tutti. Questo è un pochino la sintesi di alcuni passaggi di quella allocuzione. E nel primo degli scritti che abbiamo appena ascoltato, non c'è altro che un eco, infatti leggendolo sono rimasto molto santamente e lietamente sorpreso, no? Tutta la legge e i beni della redenzione furono deposti nel cuore della mia mamma. E quindi ella conosceva tutte le leggi e fosse depositaria di tutti i beni della redenzione. Non solo, Gesù aggiunge che nella predicazione pubblica e nell'insegnamento non aggiunse nulla di più di ciò che già la mamma conosceva e viveva. E la Chiesa, la sua Chiesa, ovviamente obbediente al suo creatore, nulla ha aggiunto, né ora né mai, di ciò che fece, disse e istituì Gesù quando era sulla terra. Questa è la Chiesa cattolica. Si gira sempre attorno a tutto ciò che io feci e dissi. È evidente che indirettamente Gesù sta dicendo anche una cosa intelligentemente molto opportuna e anche molto importante,
Se si legge il decreto di istituzione della festa di Maria Madre della Chiesa, dopo aver passato in rassegna le testimonianze già molto antiche che collegano la funzione materna di Maria a quella materna della Chiesa e parlano di una maternità di Maria stessa nei confronti della Chiesa stessa, e il documento di istituzione, il decreto di istituzione della festa aggiunge che questa festa è stata voluta dal Papa per promuovere, o meglio, per accrescere una genuina e fondata devozione mariana. Perché la genuina e fondata devozione mariana, vedi, Maria Santissima, la copia vivente di nostro Signore Gesù Cristo, la fotocopia, è il tramite più efficace che ci porta dritti e infallibilmente da Lui. Quindi, se Gesù non... Cioè, se la Chiesa non ha, si è mai permessa di fare nulla di diverso, né di più né di meno di ciò che Gesù ha detto, fatto, istituito, figuriamoci la Madonna. Il che significa che una genuina e vera devozione alla Madonna, come tutti i santi hanno sempre insegnato, attenzione però, genuina e vera, non può fare altro che radicare di più nella Santa Chiesa Cattolica e portare ad una santità perfetta. Senza ombra di possibilità, e che non, come dire, non si muova di una virgola da quello che Gesù ha detto, fatto e insegnato. Certo è possibile, e dobbiamo sempre ricordare che il diavolo attacca e cerca di falsificare i metalli preziosi, l'oro, lascia perdere, la latta, il ferro, il bronzo, il rame. Quindi, questa sollecitudine della Chiesa nei confronti di una promozione di una sempre più vera e genuina devozione mariana ha come fondamento, purtroppo, alcune deviazioni che continuamente nel corso della storia sono state, come dire, seminate dal diavolo, perché questa è una tecnica di combattimento del diavolo. Adesso non vorrei in questo giorno dare spazio a questo, no? A questo essere assolutamente inqualificabile, però. Non c'è soltanto, cioè, quando vede che una cosa non la può distruggere perché dipende dalla volontà di Dio, e il diavolo cerca di distruggerla indirettamente, no? Lo ha fatto anche con gli scritti della Divina Volontà, non è cosa che desta sorpresa, cioè false interpretazioni, esagerazioni, fanatismi, espressioni insomma assolutamente inopportune, ambigue, quindi tutta quanta questa serie di cose servono a creare quel clima, insomma, di confusione, di preoccupazione, a volte anche lecita, e così il suo obiettivo chiaramente non è sistemare le cose, ma è seminare fango, ombre, veleni, macchie, in modo tale che dice, vabbè, allora, per stare più tranquilli lasciamo perdere. Ecco, questo è è una tecnica, quindi... Da questa tecnica si combatte nella Divina Volontà, ecco, ricordando alcuni capisaldi della Divina Volontà, per esempio l'ordine e l'equilibrio con cui dobbiamo vivere e approcciarci a tutte le cose. Ordine ed equilibrio non significa mediocrità o tiepidezza, d'accordo? O viltà, peggio ancora, ma significa che in tutte le cose occorre imparare ad agire secondo quel senso profondo che dentro il nostro cuore ci fa comprendere se e quando rimaniamo nella giusta misura oppure quando stiamo andando un po' oltre. Perché qui il problema di cui stiamo accennando, perché si può andare anche un po' meno, ma queste tecniche di combattimento tendono ad andare un po' oltre, d'accordo? E quando questo fosse, bisogna semplicemente rettificare e sempre mantenersi nella Valle Santa, oltre che dell'umiltà, dell'ordine e dell'equilibrio. Sono considerazioni importanti queste per la vita interiore e devono essere certamente oggetto di meditazione. Seconda cosa, ecco, qui c'è di nuovo il tema della portentosità delle operazioni fatte nella Divina Volontà, che per quanto ci siano, ecco, gli obiettori,
del fare, quindi quelli, come dire, animati dalla smania di fare, che dipende, che guai se non si fanno le cose. Ci sono delle obiezioni che prescindono dagli scritti di Luisa Piccarreta e da qualunque altra cosa, no? Che la Madonna non abbia fatto nessun miracolo lo sanno tutti, che la sua vita passò assolutamente nascosta lo sanno tutti, che all'incarnazione c'erano lei e l'arcangelo Gabriele lo sanno tutti, che alla nascita c'erano lei e San Giuseppe, tradizione iconografica orientale con San Giuseppe dormiente lo sanno tutti, anche se fosse stato sveglio, supponiamo per ipotesi c'erano in due, sono arrivati quattro pastori e lo sanno tutti, insomma, no? Poi sono arrivati i magi, ma erano tre e lo sanno tutti, quindi non è stata tutta quanta questa grandissima gente. Quindi fino a quando Gesù ebbe una certa età, quanta gente sapeva che il Verbo era venuto sulla terra? Facciamo 30 persone, io non lo so quanti erano, 40, 50, pochini, no? Al momento della crocifissione sicuramente erano di più, ma non pensiamoci che fossero tutti quanti questi grandissimi numeri, insomma, io non lo so quanti discepoli ha lasciato Gesù sulla terra, ma certamente non erano schiere oceaniche, insomma, paragonabili alle milizie dell'esercito di Roma, insomma, certamente non erano questi numeri, no? E questa operazione che cosa è stata? Quest'operazione è stata semplicemente la più grande che sia mai stata fatta, la trasformazione della storia, dell'umanità, la discesa del Redentore. E come ha fatto a fare questo la Madonna? L'abbiamo visto nei giorni scorsi anche, no? Vivendo nella divina volontà e rifacendo non soltanto tutti gli atti suoi, ma anche tutti quelli dell'umana generazione, perché sul pianeta Terra potesse esserci questo equilibrio. Ora, io penso che sia pletorico ed inutile, insomma, no? Perché bisogna sempre sperare e presupporre. Queste sono meditazioni, quindi la meditazione è una cosa che arricchisce anzitutto il soggetto che la fa. Perché anche io ho bisogno di molto meditare sulla bellezza e sulla grandezza della Madonna e sulla sua vita nel divino volere, no? Però, insomma, è evidentissimo che se una persona fa il poliziotto, adesso faccio proprio esempi grossolani, no? E gli viene detto che bisogna andare a sventare una rapina, perché risulta per certo che la stanno facendo, non è che si può mettere, chiude la porta dell'ufficio della polizia e mette il ti amo nel cuore del rapinatore, no? E poi rimane lì. Cioè, io mi sembra assolutamente, insomma, pletorico, insomma, no? Ecco, mi vedo costretto a fare qualche precisazione perché è sempre opportuno, perché il diavolo la fuora, insomma, no? Però è sempre, come dire, fondamentale, anche quando si parla, come dire, concedere, anzi anche, è un dovere oltre che un diritto di eventuali ascoltatori, il fatto che si stia parlando con persone di buon senso, non dico intelligenti, ma ragionevoli, no? Come se io, che sono un parroco, non sono un monaco certosino, mi mettessi come dire, a stare rinchiuso dalla mattina alla sera dentro la cappella, tenendo la chiesa chiusa, a fare gli atti come li faceva Luisa, quindi senza celebrare i sacramenti, senza predicare, senza curare i malati, senza svolgere le funzioni di parroco, lasciando che la chiesa mi crolli addosso senza metterci un chiodo, cose di questo genere. La stessa cosa vale per un papà di famiglia, per una persona, no? Cioè, è evidente che chi vive nella divina volontà sa che prima del fare, molto prima, viene l'essere. Per cui se io mi sgolmo, questo l'ha sempre saputo, cioè perché la Chiesa ha sempre detto, perché quando un tempo si facevano le grandi prediche, no? Questo risulta dalla storia della Chiesa, e quando si facevano le prediche da parte dei membri degli ordini religiosi, dei francescani, dei domenicani, c'erano sempre in due sul pulpito, c'era uno che predicava e uno che stava in ginocchio vicino al predicatore a pregare. Perché? Perché se lo Spirito Santo non ispira il predicatore e al tempo stesso non tocca i cuori degli ascoltatori, tu puoi stare a parlare anche in cecoslovacco, tu puoi essere il più grande oratore, il più grande retore del mondo, puoi anche avere tutta la sapienza e tutta la scienza, ma se i cuori non si aprono, cascano nel vuoto quelle parole. La predicazione è finalizzata alla conversione, cioè al cambiamento della vita delle persone, anche le persone incontrino Cristo, questa non è un'operazione umana.
Ci vuole la grazia, perché senza la grazia di Dio non è possibile la conversione del peccatore. Questa è dottrina vincolante della Chiesa Cattolica. Fare gli atti nella divina volontà, come dire, non è la stessa cosa, è di più. Perché questa forma di preghiera, per la potenza che ha, è più efficace. D'accordo? Ma se anche non si fa questa, si deve fare comunque quell'altra. Quindi che ci sia un primato assoluto della preghiera nella vita interiore, nella vita cristiana, chi voglia fare la vita cristiana, non le caricature della vita cristiana, che sono libero di se vuole fare quello faccia pure, insomma, si accomodi, ecco, è evidentissimo, d'accordo? Ma mi sembra assolutamente da sciocchi, insomma, andare a dire che questo evidentemente non preclude non solo l'osservanza del dovere di Stato e l'adempimento di tutti quanti, cioè i lavori, no? I compiti. Se uno è un padre di famiglia e vede che c'è un figlio che sta buttando dal burrone, non è che deve dire: oh Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà nel cuore del mio bambino e facci venire il regno del Fiat Supremo. Adesso mi dispiace che sto diventando quasi sarcastico, no? Però insomma è evidente, no? Che la prima cosa che devi fare è di andare a prendere tuo figlio e lo porti lontano dal burrone, no? Cioè, dico, ripeto, mi vedo costretto a fare qualche precisazione perché ogni tanto capto, insomma, qualche piccola cosa. Chiedo perdono in anticipo perché si tratta di cose che potrebbero, insomma, addirittura risultare quasi offensive per chi ascolta, insomma, perché il buon senso, gli animi cari, un minimo di raziocinio, ecco quando parlavo dell'equilibrio, no? È chiaro che se qualcuno si mette a fare il fanatico o l'esagerato con alcune espressioni di questi scritti, è evidente che chiunque poi dice: sono questi gli scritti di Luisa Piccarreta, buttiamoli tutti al secchio, buttiamoli, no? Cioè, è chiaro, pure io farei così, d'accordo? Però attenzione sempre, che un conto è quello che è detto, un conto è quello che è letto, un conto che è quello che è interpretato, un conto è... come dire, la sostanza che viene messa, un conto sono i recipienti, perché il buon Aristotele, che era un uomo molto, molto saggio, ed è insomma un eufemismo per dire questo, insegnò il noto proverbio, il noto aforisma, che omnia recipitur ad modum continentis, che anche il grande San Tommaso d'Aquino, aristotelico convinto, anche se moderato, fece suo, cioè tutte le cose sono ricevute a seconda di come ha fatto il recipiente. Perché se il recipiente è una personalità non equilibrata già di per sé stessa, non è che la salvano gli scritti della divina volontà. La personalità non equilibrata deve prima equilibrarsi, d'accordo? E poi certamente accoglie oppure tutte quante le altre forme, diciamo così, psicologiche che influiscono enormemente nella nostra vita interiore. La divina volontà a chi gli apre il cuore, gli dà degli strumenti per entrare dentro di sé e vedere bene, no? Quando si dice perché tu fai una cosa, quali sono le motivazioni reali del tuo agire, tu sei sicuro che quella cosa la stai facendo per Gesù e per Maria? Io ho fatto un ciclo di catechesi a suo tempo che lo rifarei, chi sono io per poter amare, cioè tutte quante le forme di nevrosi, di rigidità mentali, di meccanismi di difesa, di difficoltà relazionali, di difficoltà di accettazione di se stessi, queste sono tutte altre cose che chiaramente disturbano la nostra vita interiore. Capite? E se questa, e se questo, questa, questo, questo santo liquido va a finire in un recipiente che è infettato da qualcuna di queste cose, è come se io metto il Brunello di Montalcino in una damigiana dove c'è stato l'aceto e non è stato ripulito, quel vino farà schifo, farà. Ma il Brunello di Montalcino tutti quanti sanno, insomma, non c'è bisogno di presentazione, no? Non dipende dal Brunello di Montalcino, dipende dal recipiente. Infine, il terzo e l'ultimo scritto, quindi attenzione, quindi, la Madonna fece però grandissimi prodigi nel più assoluto nascondimento attraverso questa vita, il che ci fa comprendere che questa vita e l'interiorità che questa vita comporta produce tanti di quei benefici in sé intorno a sé che Dio solo lo sa, ecco, d'accordo, e che non è altro che un ulteriore approfondimento fino alle estreme conseguenze di quel primato della vita interiore e di preghiera che tutta la Chiesa ha sempre insegnato. Ma vale anche per i pastori, vale anche per i preti, basta leggere
optatam totius, o la Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, o anche le parti del diritto canonico che parlano della vita di un sacerdote. La prima cosa che gli viene raccomandata è una vita di preghiera solida, ordinata e ordinaria e intensa. D'accordo? Eppure il sacerdote per antonomasia è coinvolto nella vita attiva, no? Devea, ha da fare un lavoro, ha un apostolato in cui impegnarsi, no? Va bene, ultimo paragrafetto. Parla del fatto che, cioè, Gesù veramente scese tutto intero nel grembo di Maria, ecco, tutto, ecco, per concentrare in lei, come dire, tutto se stesso, e per renderla quindi partecipe di tutta quella che sarebbe stata la sua vita di Redentore, prese parte a tutti gli atti del suo creatore, a tutte le pene, medesimandomi con me, e fu il punto di partenza da cui uscii per darmi alle creature. E quindi questo principio, dice Gesù, che è un principio che egli non disdegna di applicare anche in altre situazioni. Fa l'esempio del fiat voluntas tua sicur in cielo et in terra in relazione alla particolare vocazione e missione di Luisa. È chiaro che questa particolare missione e vocazione di Luisa poi diventa, per coloro che ci credono, la particolare missione e vocazione di tutti, nel senso che la vita nella divina volontà è foriera di immensi benefici, grandi non solo per colui che la fa, ma per tutto il mondo, l'universo intero. Ovviamente, trattandosi di effetti interiori, non sono assolutamente visibili esteriormente, cioè, e non sono neanche, come dire, cosa dice Gesù nell'esempio precedente? Dice: guardate, la mia madre stava sulla terra, stavo io, non soltanto non ci fu nessun miracolo, ma il mondo continuava a fare assolutamente il suo corso nel mare, nulla si vede cambiato. Capito? Cioè, non è che la presenza della Madonna sulla terra e del Verbo incarnato nel suo grembo e tutto quello che si stava smuovendo con gli atti della Madonna fatti, cioè che attraverso il suo rifare tutti gli atti di tutti gli uomini nella divina volontà aveva creato le condizioni a quel tempo per cui il Verbo si incarnasse, ma questo non produsse materialmente e visibilmente alcun cambiamento reale ai tempi di Maria Santissima, non si avvertiva esteriormente. Capirà? Eppure, quale fu il grandissimo effetto che la Madonna produsse? È chiaro che qui si è liberissimi, padronissimi di credere o di non credere, entro certi limiti, perché comunque la Chiesa ha sempre evidenziato il primato della vita interiore e della preghiera per ottenere grazie dal Signore, sempre entro certi limiti. Ma anche qui uno potrebbe tranquillamente scegliere di, come dire, come diceva Gesù a Marta, di affannarsi e di inquietarsi ed agitarsi per tante cose quando una sola è la cosa necessaria. Questo lo vediamo anche nella nostra esperienza comune, cioè quello che si vede nella divina volontà, e concludiamo la meditazione di oggi, è che i problemi del genere umano derivano solo da una cosa, non da altri, ma questo è quello che ha sempre insegnato la Chiesa, tra l'altro, dalle volontà libere degli uomini che vivono distaccate da quello che Dio vuole, e quindi continuano a fare in continuazione atti, opere, parole, pensieri fuori della legge di Dio, e questo essere fuori della legge di Dio da un punto di vista oggettivo è un generatore continuo e ininterrotto di male, di male, di male, di male, di male, di male, di male. Ora, è esperienza comune, ed ecco per esempio, mi si permetta di dire, il motivo, a mio modestissimo avviso, per cui lo Spirito Santo in questo momento della Chiesa ha messo sul soglio di Pietro un nuovo Papa, simile un po' a Giovanni XXIII, che ha uno stile molto improntato sull'amore, sulla carità, eccetera, eccetera.
Allora, basta semplicemente dire, allora, quale volontà umana, se tu vai, la prendi per il collo e cominci a dirgli nel sacco e nella sporta, anche dicendo tutta quanta la verità, prende, si piega e dice, bravo, c'hai ragione, da adesso in poi cambio completamente la vita e faccio tutto quello che dici tu. Se c'è qualche ascoltatore di questa meditazione che conosce qualche caso, che mi vuole fare qualche mail e me la vuole proprio presentare, me la faccia conoscere, insomma, no? Ci sono. Quali erano lo stile di Gesù e della Madonna quando erano sulla terra? Cioè, non si senga subito a dire che Gesù alla fine della vita pubblica, quando ormai aveva esperito tutte le buone ragioni, le cantò un pochino agli scribi e ai farisei, perché lui poteva farlo e sapeva come farlo e comunque aveva fatto diversamente per 33 anni. Cioè lo stile che Gesù aveva non era certamente quello come dire, dell'inquisitorio, del Savonarola o del castigamato, del giustiziere della notte. Non era questo. Avvicinava le persone con calma, con dolcezza, con carità, nel sacrosanto rispetto della loro libertà. E passava la notte in preghiera, anche durante il tempo della vita pubblica. Per cui, cioè, che cosa ci fa comprendere? Che come dire, per muovere una volontà umana, non è mica un'operazione così facile. Cioè, i cultori dell'intransigenza e come dire, e della verità detta sempre dovunque, e anche a tempo e modo, in forma inopportuna, e con la scusa che bisogna per forza dirla e strillarla perché è la verità, cozzano contro questo piccolo problema. Quali sono i frutti che vengono prodotti? Se non ribellione ancora maggiore, tensione ancora maggiore. Questo non vuol dire che la verità bisogna dirla, ma prima di dire la verità bisogna pregare perché sia accolta. E prima di mettere una persona dinanzi alla verità bisogna averla amata come persona. E nello stile di portare la verità bisogna essere sempre rispettosi, come scrive San Paolo, dolci e amorevoli. Perché noi sappiamo che la volontà umana di per sé è ribelle a quella di Dio. E non si piega se arriva uno e gliene dice un sacco e una sporta, anzi si inasprisce ancora peggio se si fa così. Questo, oltre che ad essere uno stile della vita nella divina volontà, a mio modestissimo avviso, anche lo stile caratterizzante la vita di Gesù e 100.000 volte ancora la vita della Madonna, basta studiare la storia delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa e il modo sempre così gentile, amabile, umile con cui si è rivolta. La Madonna potrebbe dare ordini a destra e a sinistra, potrebbe cantare a tutti quanti e dice: vi chiedo per gentilezza, se possibile, fate la carità di farmi un rosario o cose di questo genere, no? A questo stile. D'accordo? Chi più di lei potrebbe dare ordini, comandi o cose di questo genere? Lo fa? No. E se non lo fa non è perché non può, ma perché non vuole. E non è che non vuole colei che non ebbe volontà propria perché non gli va, ma perché sa che Dio non vuole. E se Dio non vuole una cosa non si deve fare. Sperando di essere stato chiaro, no? Quindi è evidente che la comprensione profonda di questi scritti deve comportare una revisione di vita in chi ci si accosta, per forza. Per forza, perché introduce un modo di vivere, uno stile divino, che non ha nulla a che fare con quello che è umano. Neanche con quello che apparentemente sembra congruo, consono, opportuno, eccetera, eccetera. E qui, tanto quanto si ha la disponibilità di lasciarsi, come dire, penetrare, perché la verità può penetrare dolcemente, superando tutte quante le barriere che noi mettiamo a causa dei nostri problemi che ci portiamo dietro e che non vogliamo affrontare. Non perché questa non sia la dottrina più bella, più aurea e più limpida che si sia mai sentita. Bene, ci ralleghiamo con la Madre della Chiesa, supplicandola oggi in particolare che sulla sua amatissima Chiesa faccia scendere abbondantissime grazie e che faccia in modo che la verità del Vangelo, delle beatitudini, di ciò che Gesù fece, disse, sia sempre meglio compresa, conosciuta e molti possano di nuovo abbracciarla e ricominciare a vivere in comunione con lui e con la Chiesa, cosa da cui dipende il bene non soltanto della Chiesa stessa, ma dell'umanità intera.
Beno, Santa Vergine Maria di Comprenti, che abbiamo contemplato oggi nel tuo splendore e fulgore e ulteriore grandezza, insomma, proprio di colei che si mantenne e fu sempre la più piccola, la più nascosta di tutti, ti preghiamo oggi in maniera particolare per tutta la Chiesa, dal Papa fino all'ultimo dei battezzati, e di far sentire anche attraverso questa festa che si celebra una rinnovata tua vicinanza e presenza nel cuore di ognuno dei tuoi figli, specialmente di quelli che sono smarriti, specialmente di quelli che fanno parte della Chiesa a volte soltanto perché c'è un nome scritto in un registro di un battesimo, ma che purtroppo hanno completamente smarrito la via o forse non l'hanno mai trovata. Prenditi cura di loro e fai in modo anche attraverso i tanti mezzi che la nostra sciagurata ma anche ricca di possibilità società di oggi mette a disposizione di tutti, fai in modo che questi tuoi figli possano trovare i canali giusti per tornare al Signore, essere liberati dal potere del male e ricominciare finalmente per la tua gioia e per la gioia anche di tutti i tuoi figli e figlie della Chiesa a rivivere in pienezza di grazia e di pace. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.